Ogni donna merita di splendere. Ciao ragazzi, oggi nuovo video Avon. Perdonate la voce nasale, ma sono super mega raffreddata da 10 giorni e passa, non mi passa. Però devo assolutamente fare questo video, ve l'avevo detto, ve lo dico, ve lo ridico e va fatto. Ciao puzzolo, purri, oh che bel micciolo. Allora, le nuove tinte labbra Avon, uscite in campagna 12. Questa campagna qui, non so se riuscite a vedere, non ho il cartaceo. Ammazza tanto sei bello puzzolo, madonna che bel gattone. Comunque, 20 tonalità tra matte e fine, queste sono le matte. E di più di oggi arrivo a, ce la posso fare, e shine in offerta a 6,95 o 6,90, no 6,95, 2 a 11,90, quindi imperdibili. C'è un piccolissimo problemino tecnico. Loro le spacciano per tinte, c'è sta la pubblicità su canale 5, eccetera eccetera. Totalmente fuorviante, totalmente sbagliato, quindi spero di riuscire a farvi capire di che cosa stiamo parlando. Ho letto molte recensioni, soprattutto negative, perché giustamente ti aspetti una tinta, ma non è una tinta. Sono tecnicamente rossetti liquidi ad altissima pigmentazione. Infatti loro parlano formula satura di pigmenti con Magent Look Technology, che dona alle labbra un colore intenso che non sbiadisce. Ci sta, ci sta. Innovativo applicatore a forma di diamante che colpisce sapientemente le labbra con un'applicazione precisa. Ci può stare, l'unica cosa a me mi dà fastidio che è corto il fregnettino. Mo' vi faccio vedere. Comunque, vi faccio vedere. Ho uno shine e 4 matte, quindi vi li farò vedere tutti, sia sbocciati sulle labbra che su mano. Gli shine, non ci avevo fatto caso, me l'ha fatto notare l'amica mia Vale, che ha aperto il canale YouTube Vale Got, Avon Vale Got, o qualcosa del genere. Comunque ve lo linko qui sotto, andate a vedere, perché lei ne fa vedere 18 di questi. E gli shine hanno il tappino lucidoso, i matte e opaco. Buongiorno Alessia. Sono tutti e due da 7 ml. Eccoli qua. Chissà se si vedrà bene. E no, l'apertura non mi dice niente. Comunque, bando alle ciance. Truccamose. Andiamole. Mi sono preparata, faccio tutto live. Cominciamo con gli shine. Allora, dello shine che cosa ho capito? La camera lo fa più aranciato, invece è proprio un Barbie. Vabbè, mi metterò le foto alla fine del video in qualche modo. Lo shine ha questa finitura glossosissima sopra, ma sembra vinile quando lo stendi, super mega pigmentati. Mi durano con il gloss sopra su 2-3 ore senza mangiare. Poi il ripigmento intensissimo rimane almeno dalle 6 alle 8 ore. Una bomba. E non lo so, è tipo gel, è stranissimo. Vi faccio vedere, a parte super mega pigmentati, guardate lo scolino, eccolo qua. Tiè, c'è una cosa assurda. Roba seria. Questo appunto non si asciuga, ma neanche gli altri si asciugano praticamente. Lo metto dal video? Non sto vedendo dove lo sto mettendo, perché lo sto facendo dalla telecamera. Hanno una profumazione fruttata dolce che a me piace molto. Vabbè, l'ho messo alla pene, no? Però ho riuscito a capire. Non so perché la fotocamera lo fa molto aranciato, rossastro. Ma in realtà è proprio Barbie. E niente, questo è il risultato. Questo è il colore Love Beat.
Beat, beat, beat. Allora, dicevamo, volevo farvi vedere poi con il secondo colore la felicità, facilità con cui si struccano, perché appunto questi rossetti sono transfert, non sono no transfert, è per questo che non sono tinte, quindi voi vi trasferiranno sempre, sono super mega cremosi intensi, dovete stare attenti, per questo sono rossetti liquidi, non sono tinte, lo ripeto, lo ripeto. Se li prendete per quello che sono, li amerete. Se vi aspettate una determinata cosa, ne comprate un'altra, vi roderà il culo. E lo capisco perfettamente. Comunque, passiamo al colore matte Irresistible. È una vita difficile. Irresistible. Poi cerco di farvi vedere quello che vi ho fatto vedere, a fine video vi lascerò le foto dal vivo, che tanto le trovate sia su Instagram che sul mio gruppo di Facebook, l'ho messo un po' di giorni fa. Allora, mi sono andata a prendere, tanto che ci stavo, anche uno specchio perché non vedevo una ceppa. Questo è un rosa mattone rossastro, un rosso mattone, diciamo così, molto da giorno, molto portabile, molto bello. C'è ancora questo, anche su quelli matte, questo profumo di frutta, buono. Tipo la mia amica mia gli fa vomitare, a me piace tantissimo. Però è un tè corposo. Ecco, io poi li metto a cacca, eh. Madonna mia, che mi sono tutta sbavata. Cioè, un colore pieno, corposo, denso, molto piacevole sulle labbra. Non è appiccicoso, è proprio vellutato, denso. Non lo so come spiegarlo. E vi faccio vedere lo swatch. Ecco qua. Yeah. Guardate che roba. Pure al sole. No, il sole non si vede. A me piacciono tantissimo. Presi appunto per quelli che sono rossetti liquidi. Io continuo a dirlo perché deve entrare in testa. Di che cosa ho notato di questi matte? Che poi vi farò vedere. I colori rossastri, rosati, sono super intensi, fantastici. I colori più scuri non sono proprio super mega omogenei e ho visto pure che se li fai due passate è un po' difficile da mettere, però devo dire che sono fantastici. Questo è un colore, quando li mettete li trovate troppo corposi, se volete una cosa un po' più da giorno io direi di prendere una velina e tamponare. Poi se gli date pure vedete, se gli date pure de cipria durerà ancora di più. Però, ecco, questa matte, questo colore matto ho notato mi dura un po', questo pure come si chiama, come lo shine, dalle 6 alle 8 ore. Però il pigmento è così tanto che tinge le labbra che un velo, una volta che non mi sono struccata una sera, ero molto stanca, la mattina dopo ancora c'era il pigmento intorno, certo un po' macchiato quella, ma rimane. Posso, quindi fare memoria piena. Allora, dicevamo, ho tamponato con una velina e ripeto, il colore rimane super mega intenso, comunque durano tanto, però appunto sono transfer. Comunque rivanno, però vedete, vanno, però guardate quanto rimane. Ha un colore, mamma mia, pieno, sono belli, cioè dovete, se uscite dall'ottica delle tinte, questi prodotti vi piacciono un casino. Vi voglio far vedere la felicità, niente, io non riesco a dire la parola, facilità con cui si struccano. Non c'è bisogno del bifasico, degli oli, le cose, sto usando una salvietta tranquillamente. Negridina delle, quindi comodi anche per questo. Fine giornata sarò
sarò tipo Alba Varietti. Poi vi voglio far vedere questo colore che mi piace tanto, il Flushed. Il Flushed fucsia. Fucsia dal sottotono caldo. Bello, bello, bello. Faccio prima lo sborpino. Via. A me piace un casino. Poi lo trovo veramente bello, bello, bello. E che mi stia bene quando sono roscia. Però secondo me questo è un colore molto, cioè sta bene alle more, sta bene alle ragazze scure, sta bene alle asiatiche, sta bene alle mediterranee, alle bionde scandinave, cioè un colore secondo me proprio parpartout. Io odio tantissimo il fatto che lo scolino sia corto, però mi perdonate che lo metto alla pene, vero? Allora, sicuramente messi con, come si chiama, con un pennellino di precisione o aiutati da una matita viene meglio lì. Però a me piace tanto. Un po' di sole, un po' meno sole. Ripeto, poi vi lascio le foto perché secondo me sfalza un po' sta telecamera. Bello, bello. Mi piace tanto questo. Poi mancano altri due, veloce veloce. Però vedete là. Facilissimi da levare. Forse sono più facili questi dei matte. Io però mi manca veramente tanto tanto tanto, ma tanto tanto per dire tanto. Mi mancano le tinte dell'Extra Lasting. Ve le ricordate? Quelle doppie col top coat, quelle sì che duravano, quelle sì che erano tinte. Coloravano il giusto, non erano pigmentate come queste, però duravano e poi erano no transfert. Comunque, questo colore viola stupendo, melanzana, Man Ether, Ether, non so come si dice, lo sapete che io l'inglese non bazzichiamo. E faccio lo sbottino. Yeah. Io li trovo fantastici. Mamma mia, che colori. Ecco, questo che è molto scuro è un po' più difficile da mettere. Però noi ci facciamo. Ci proviamo. Verrà una cagata, ve lo dico proprio. Ci vuole pazienza e ci vuole la matita. Però vi faccio vedere la stesura e il colore. E la tosse. Questa ancora come omogeneità, nì. Vabbè, perdonate, ho messo lo schifo, ma capitemi. Bello, pure questo, mamma mia. Questi molto scuri o comunque matte, io non ho grandi pieghette, però secondo me una bocca un po' più adulta, non lo so, secondo me potrebbero viaggiare, devo fare dei test con persone con un po' più di pieghette, però con una matita che tipo la nascondino di neve o roba del genere che tiene un po' siliconica dovrebbe ovviare al problema. Bello. E vi lascio all'ultimo colore che è stupendo e naturalmente questi colori cambiano, con tutto che sono estremamente pigmentati, cambiano tantissimo da persona a persona, da labbra a labbra. Tipo, ora vi faccio vedere il Passionate. A me dà sul marrone mattone rosso. A un'amica mia dava più sul rosso violaceo. Cambiano tantissimo. Questo è il Passionate. Vi faccio lo sboccino. Questo è il più scuro dei matte. A me piace un casino, madonna, quanto è bello.
Questo però non è super mega omogeneo. Tie. Vabbè. Io non ho le labbra super mega precise, quindi ci vuole un po' di tempo. Però questo scolino precisino, ma un po' non tantissimo, perché è un po' troppo spelacchiatino. Se erano le setole un po' più compatte, riuscivo a essere un pochetto più precisa. Niente, questi sono i colori. Vi faccio vedere dal catalogo. Poi, se riuscite ad averlo voi, è meglio. Allora, dei matte, dei shine, solo il Love Beat. Uguale, però ragazze, vi metto le foto, eh. Love Beat, questo qui, che è appunto un rosa Barbie dal sottotono caldo. Sì. Certo. E poi Manhattan, quello di prima, il viola, il Passion It, che dovrebbe essere questo qua più scuro, il Flushed, questo stupendo, quello melanzana, e poi Irresistible, questo qui in mezzo, si trova in una ceppa. Vi metto le foto alla fine, vi faccio vedere la felicità di togliere anche questo più scuro, sono sempre qua senza lieta. Cioè, si levano un attimo. Anche se pigmentato, comunque non mi macchia tutta la faccia. Ecco qua. Ci do una botta di tosse. Niente, ragazze, spero che come al solito il video sia stato utile sia a voi clienti che a voi presentatrici. Vi lascio le foto un po' più reali, sempre messi, sbocciati, eccetera, eccetera. Se volete vederli, stanno pure sul mio Facebook e sulla mia pagina di Instagram. Niente, vi lascio al prossimo video. Un bacione. Ciao! Volevo fare un'aggiunta perché mi sa che mi sono persa qualcosina. Allora, volevo fare le mie considerazioni personali dopo averle provate, eccetera. A me piacciono, ma io, anche io come tante, mi aspettavo un'altra cosa. Me le chiami tinte, ma non sono tinte. Quindi, mi piace questo rossetto super mega pigmentato, mi piace che è precremoso, mi piace che non è appiccicoso, mi piace che dura molto, ma non mi piace che ci devo stare attenta. Avevo tanto voluto una tinta no transfert, visto che mi hai tolto l'extra lasting, quindi o mi rimetti quelle, anzi ve le faccio proprio vedere. Ciao Dianina, capuzzò. Dove che era l'ho messa? Mo' arrivo, eh. Si vede che non mi sono preparata niente. Non ne ho la più minima idea di dove le abbia messe. Ah, eccole qua. Queste qui. Queste erano qualcosa di favoloso. Non erano pigmentate, per carità. Se le mettiamo a confronto, proprio siamo su un altro pianeta. Ecco. Prendo questa, colori che pure che non c'entra niente. Ecco, questa, eh. Questa era il mio colore preferito, Plum Peach. Sono molto più liquide, molto più leggere, eccetera. Però, poi si fiseccavano. Sarebbe stato bellissimo l'unione tra i due. Visto che altre case cosmetiche ci riescono, perché amo, non lo facciamo questa cosa?
Comunque, tornando a noi, e un'altra cosa che non mi è piaciuta è un po' la scelta dei colori, nel senso, 20 tonalità, metà shine e metà opache, perfetto. Ma perché me le fate simili l'una all'altra? Tipo, i colori nude sono di due tipi, o rosa freddo correttore o nocciola. E me le fate sia shine che matte, identiche praticamente. Cambiano di poco. Mi sarebbe piaciuto un nude un po' più intermedio, cioè una mescolanza tra i due. E mi mancano tantissimo dei colori pescati. Mi mancano tanto, tanto, tanto. Un perfect peach, un qualcosa del genere fatto matte sarebbe stato stupendo, perché tipo tanti anni fa l'Avon fece dei colori matte che non erano stupendi come stesura. Però c'era questo colore Coral Cashmere che a me piace tantissimo. E mi sarebbe piaciuto come nude, perché se vedete è una via di mezzo. È un rosa che comunque ha il sottotono un po' caldo. Mi avete fatto solo rosa freddi. Cioè, questo era molto bello fatto, come si dice, che poi non era malaccio. Non è bellissimo come i matte da adesso, come stesura, eccetera. Però è un colore che mi manca. Quindi la scelta dei nude, la scelta dei colori tra matte e shine, aveva fatto colori totalmente diversi. Mi manca un nero, anche Vale l'abbiamo detto, ma vabbè, noi siamo più io, però va di moda, metticelo. Ci avrei messo anche un grigio, sa? Sempre perché va di moda. Mi sono sgarata tutta. Mi ha messo i marroni perché vanno di moda, e mettimici pure questi altri colori. Non lo so, una scelta un po' diversa di colore, perché alcuni, per carità, io l'ho presi perché mi piacciono, ma se ci avete fatto caso, molti si assomigliano. Quindi è un po' un peccato. Avrei fatto anche, ci sono dei rossi, dei rossi molto belli, corallosi e un po' più freddini. Mi sarebbe piaciuto un intermedio tra un passion hit, che comunque dà sul, sì, sa, dà sul sangue, ma tono marrone. Ah, quei rossi corallo, avrei fatto un rosso sangue. Un rosso bordeaux, un rosso bello scuro, bello intenso. Uno simile, che ci sarebbe stato molto molto bene. Uno simile al Red Dahlia. Un colore così, fatto matte. Che così sembra il Passion Hit, però meno marrone. Ecco, così già so, si vede così. Sarebbe stata male, non lo so, ecco, una selezione colori diversa e un intermedio fra questi due. Se me li fai no transfer, sarò più contenta. Però devo dire che sono degli ottimi prodotti super mega pigmentati. Niente, questa volta vi lascio per davvero. Le foto già le avete viste. Questa è una in più che è durato 5 minuti. Mannaggia a me, quindi questo video è immenso. E niente, un bacione. Alla prossima, ciao. Vi volevo far vedere, ve lo farò vedere dopo. Vedere dopo. Non ve lo faccio vedere dopo perché c'è la linea.